Beh, inutile dire che da piccola sono stata a Venezia e sono rimasta affascinata sicuramente da come lo lavoravano, poi vabbè, la soffiatura è un'altra tecnica rispetto a questa, però comunque il fascino del vetro, questa cosa, questo materiale che non è solido, ma è un liquido in realtà, anche a temperatura ambiente, noi lo percepiamo come un solido, sembra a tutti gli effetti un solido, ma la struttura è quella di un liquido. Infatti, se tu prendi un vetro antico e lo vai a misurare col calibro, sopra e sotto la misura è differente. Questo perché durante il corso degli anni piano piano scende e quindi si tende ad assottigliarsi sopra e ingrossarsi sotto. E già quello era una cosa affascinante, il fatto che lo si lavora. Questo tipo di lavorazione parte da delle lastre che si chiamano, questa è la lastra rullata, è prodotta a Murano ed è soffiata. Praticamente i mastri vetrai soffiano degli enormi cilindri di vetro per poi tagliarli sopra e stenderli fino ad ottenere delle lastre di circa 3 mm. Sono poi molto irregolari anche. Nella stessa lastra possiamo trovare delle zone di spessore superiore o maggiore a 3 mm, questo proprio perché sono fatte a mano, ma è il suo bello. E i colori sono, come notate, molto particolari. Questo in particolare, il vetro color avorio, sembra quasi una ceramica. In realtà è vetro e solo il vetro di Murano esiste in questa colorazione. Infatti il vetro di Murano poi è molto pregiato proprio perché può essere, è compatibile con un numero molto alto di elementi che lo colorano.